Politica e libertà è il tema dell'incontro di oggi. Il gol non l'abbiamo ancora segnato, più tardi. Politica e libertà è il tema dell'incontro di oggi che vede ospiti di eccezione per un confronto internazionale su temi che sono nello stesso tempo da sempre all'attenzione del meeting e con una novità essenziale data dalla nuova situazione storica in cui il meeting di quest'anno si colloca. Parlare di politica e libertà è, credo, cogliere il centro stesso della politica e collegare la politica al suo scopo essenziale. Ci sono molteplici aspetti della libertà che interessano all'uomo in ogni epoca. Certamente la libertà sociale come libertà di azione, di iniziativa, di cultura, di educazione, come possibilità per il soggetto umano di essere protagonista in diversi campi. C'è una libertà economica perché laddove l'azione economica dell'uomo è ostacolata, o anche minimamente impedita, è in pericolo la stessa democrazia. C'è più in generale la libertà civile come diritto in senso lato dell'uomo e di ogni uomo di partecipare alla determinazione del governo comune. E c'è infine un aspetto particolarmente interessante della libertà, che certamente ci sta molto a cuore. La libertà religiosa, quella che Giovanni Paolo II con una... Notazione, in un congresso di parlamentari cristiani, definì come il compito primo da raggiungere da parte di uomini politici cattolici, perché laddove c'è libertà per la Chiesa, lì è garantita la libertà per ogni uomo. Bene, tutto questo, dicevo, si colloca all'interno dei singoli paesi. E noi abbiamo qui ospiti provenienti da tre paesi diversi perché ci parlino delle condizioni storiche della libertà oggi all'interno del loro paese. Ma questo si colloca anche sempre più secondo quella interdipendenza a livello mondiale che è la caratteristica della storia contemporanea, anche qui secondo la notazione acuta della solicitud dei socialis. E l'interdipendenza. A livello mondiale oggi noi la notiamo almeno secondo due aspetti. L'aspetto dell'Europa innanzitutto, la comunità europea da una parte, i nuovi paesi dell'est europeo dall'altra, il rapporto tra le due aree, il rapporto tra il complesso di queste aree e altre zone del mondo, il terzo mondo in particolare. Ma oggi, proprio per collocare il discorso storicamente, ci sono altre situazioni presenti al nostro intendimento, in particolare la zona di crisi del Medio Oriente, in cui la preoccupazione è costituita sia dalle violazioni gravissime del diritto internazionale intervenute, sia da situazioni preesistenti che vogliono e sono presenti al cuore del meeting. Penso al problema del popolo palestinese, penso alla libertà e all'integrità di una terra come il Libano, pensa ai milioni di uomini e donne arabe che vivono una situazione di contraddizione grave perché, accanto al flusso dei petrodollari, sta una situazione di povertà. Queste sono le provocazioni che l'Oggi ci dà per affrontare questo intervento. Chiedo dunque ai nostri relatori come questo nesso politica-libertà si pone e all'interno della loro situazione e secondo questa dimensione internazionale. Per un primo giro di interventi che avrà inizio dall'intervento del Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica federale di Germania, il Ministro Genscher, che ringraziamo per la sua presenza anche quest'anno. Innanzitutto saluto i partecipanti del meeting 1990 e li saluto per la prima volta non solo in nome dei tedesco federali della Repubblica federale di Germania, vi saluto in nome dell'intera nazione tedesca. Queste settimane i tedeschi in, in pace e in libertà tornano assieme. Tutto ciò che si è attuato quest'anno in Europa non è il trionfo dell'Occidente sull'Oriente, è, sem è semplicemente il trionfo della libertà sulla mancanza di libertà è il trionfo dello spirito sul materialismo. L'Europa torna con il pensiero a se stessa, alla sua storia, alla sua cultura, ai grandi valori che essa ha donato al mondo, libertà, dignità umana, umanità. E a noi adesso viene dato il compito, questa, di terminare, di completare l'unità dell'intera Europa. Ciò, ciò che ci divideva non, non erano barriere linguistiche o culturali, ciò che ci divideva erano le ideologie. Se, Dopo che la libertà si è affermata dappertutto in Europa, ora l'Europa è riunita in, in piena libertà. E questo naturalmente ci pone davanti a grandi compiti. Dobbiamo provvedere alla giustizia sociale, che si diffonda e che si realizzi dappertutto in Europa. L'Europa non dovrà essere nuovamente divisa, correre il pericolo di nuove divisioni tra i ricchi dell'Occidente e i paesi della parte orientale che hanno dovuto e che debbono superare le conseguenze di decenni di, eh, di economia socialista. Dobbiamo liberare l'Europa dai carichi degli armamenti. Dopo che sono caduti i muri di pietre, deve cadere anche il muro che è costituito da carri armati, bombe e, granati, e granate. Dobbiamo quindi eh, proprio mh, darci seriamente al compito del disarmo. Se ora i tedeschi si uniscono, e, e, si ricordano e si eh, dichiarano eh, al servizio della loro vocazione europea. Nel 1945, il poeta e diplomatico francese Paul Claudel ha detto: La, la Germania non è qui per dividere i popoli, bensì per riunificare tutte le nazioni diverse e, e per far sentire a tutti i suoi vicini che, senza, che nessuno può vivere senza l'altro. E, e questo oggi deve accadere. La Dobbiamo sviluppare la nostra comunità europea in una unione politica. Dobbiamo realizzare l'unione economica e l'unione monetaria. Dobbiamo realizzare tutti gli aspetti dell'unione politica. E questa comunità europea deve essere un esempio di cultura europea pacifica perché naturalmente una volta che è terminata la guerra fredda, in, in luogo della lotta tra le ideologie, non è possibile che subentri un nuovo nazionalismo. E ricordarsi dell'Europa significa ricordarsi dell'una Europa, per cui noi vogliamo realizzare la grande Europa, con il rafforzamento delle relazioni tra i vari popoli a Occidente e a Oriente e con l'inclusione dell'Unione Sovietica, con la partecipazione dei canadesi e degli americani, con il processo KSE e la conferenza al vertice di Parigi. Noi eh, realizzeremo quelli che sono i fondamenti di una nuova Europa, una fondata libertà, giustizia sociale e soprattutto tolleranza. Credo che sia molto importante che noi eh, do, mediamo a tutti il, il grande significato della tolleranza. Non è sufficiente. Eh, sì, sopportare gli altri, con la sua lingua diversa, con la sua cultura diversa, con la sua religione diversa, e con il suo colore di pelle diverso. Noi dobbiamo volerlo con il suo colore di pelle diversa, con la sua religione diversa, con, la su, con, con le, le sue altre concezioni politiche diverse dalle nostre, con la sua cultura diversa. In, nel suo essere diverso rende più ricco ciascuno di noi. E se noi lo intendiamo così, lo sentiamo così, allora elimineremo una volta per tutte l'odio che è stato sempre punto di partenza di nuove guerre, di nuovi conflitti, di quelle calde e di quelle fredde e del terrorismo. La poetessa Christa Wolf, poetessa tedesca, ha detto quando comincia la guerra lo si può sapere, lo si sa. Ma ma quando comincia l'anteguerra? E io mi chiedo, mi chiedo dove comincia l'anteguerra. E comincia proprio secondo me nel cuore degli uomini, nei cervelli degli uomini. E si fonda su pregiudizi. Si fonda sul dispregio. Si fonda sull'invidia. Perciò io vorrei lanciare un appello. No. Questo, questa nuova Europa è una, deve diventare un'Europa della tolleranza. Vogliamo amare il nostro prossimo e non vogliamo vedere in lui il nostro nemico. E se noi riusciamo a realizzare questo, credo. Che riusciremo a risolvere in piena libertà anche i problemi della nostra società. E credo che potremo bandire dal mondo una volta per tutte la guerra. Già ora possiamo vedere che questa, la, il superamento della contrapposizione tra Oriente e Occidente provvede a questo, pro, genera questo, cioè. In, in, a contrapporre una, uh, uh, di, di, di contrapporre una presenza chiusa e decisa nei confronti dell'aggressore iracheno. E questo significa che questa coesione di pace in Europa ha le su, i suoi effetti sulla stabilità mondiale. M ma l'assicurazione della pace, ovviamente, non, non rappresenta la sola sfida. Noi siamo di fronte a delle sfide che sono sempre più globali. Per esempio, la protezione delle basi naturali che fondano la nostra vita, il superamento della fame nel mondo, la po della povertà e soprattutto delle malattie dappertutto nel mondo. Queste, queste sono le sfide, le sfide che ci stanno di fronte. E la responsabilità che noi portiamo, cioè la generazione che oggi vive, è maggiore della responsabilità di tutte le generazioni che ci hanno preceduto. Le, se eh, le generazioni passate, quando facevano degli errori le generazioni passate, eh, eh, venivano colpite dalle conseguenze dei loro stessi errori. Ma già la generazione che ci succederà ha potuto sapere di queste conseguenze soltanto dai libri di scuola. Ma anche dopo la seconda guerra mondiale c'è stata la, la chance del nuovo inizio. Se noi oggi falliamo, se noi non possiamo, non siamo capaci di conservare la pace, se noi non siamo capaci di proteggere le basi naturali della nostra vita e del nostro ambiente, allora io credo che per tutte le generazioni future daremo grande difficoltà per quello che riguarda le basi della vita, oppure riusciremo anche a eliminare la vita per le generazioni future. E queste grandi sfide noi possiamo accettarle soltanto in libertà perciò è mia ferma convinzione libertà e pace sono inscindibili l'una dall'altra dobbiamo terminare la guerra dobbiamo porre fine alla guerra dell'uomo contro l'uomo in una società disumanizzata dobbiamo porre fine alle guerre tra popoli, popolo contro popolo e dobbiamo anche porre fine anche alla guerra tra l'uomo e la natura, contro la creazione di cui siamo una parte. E questo mostra e questo tutto ciò vuol dire libertà e pace sono inscindibili tra loro poiché la persona può vivere solo se noi conserviamo e tuteliamo la pace. E, e, la, e la libertà esiste soltanto laddove esiste vita. Per, perciò dico oggi a voi, alla vigilia dell'unificazione tedesca, noi tedeschi abbiamo imparato la lezione della storia. Noi oggi siamo, siamo obbligati alla libertà, alla democrazia e all'umanità. Nella Repubblica federale, federale tedesca c'è una tradizione quarantennale di libertà. I tedeschi della Repubblica democratica tedesca si sono acquistati pacificamente la libertà. Noi abbiamo soltanto un messaggio ai popoli del mondo. Noi non vogliamo essere nient'altro che popolo che vive in libertà e in pace e in amicizia e buon vicinato con tutti i popoli di questo mondo. In questo senso vi do il mio saluto. Grazie. Il secondo intervento è affidato un a un uomo che un anno fa, all'epoca del decimo meeting per l'amicizia fra i popoli, era ancora un clandestino nel suo Paese, un dissidente. Oggi è uno dei massimi protagonisti della vita politica e del dibattito sul futuro non soltanto del suo Paese ma dell'Europa parlo di Jan Čarnogurský, leader del Movimento Democratico Cristiano Slovacco, vice primo ministro slovacco. Il dialogo, l'incontro politica e libertà. Mi... Mi, mi rende un po' sentimentale perché ancora un anno fa ero in prigione e, avevo, eh, sì, e mi erano state fatte due grosse accuse e proprio in quest'epoca molto probabilmente ero, eh, stavo subendo un interrogatorio eh, con un aspetto specifico della libertà religiosa e eh, 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 ho dato inizio anche alla mia attività politica pubblica. Nel 1978 ho iscritto mio figlio all'insegnamento della religione nella scuola. La direttrice della scuola mi ha eh, preso un attimo da parte e poi mi ha fatto delle minacce dicendo che se non avessi ritirato ritirato mio figlio dall'insegnamento della religione avrei dovuto prevedere delle conseguenze cioè eh, che a conclusione della della fase scolastica in, di quel momento mio figlio non avrebbe più, più potuto continuare a studiare eh, ecco sì, eh, ci sono moltissime esperienze simili che si sono attuate nei nostri paesi e ve le potrei raccontare moltissime. Ancora eh, una esperienza diciamo, che fa parte di questa categoria. Eh, in in eh, prigione mi sono posto la condizione. E che di avere proprio la Bibbia nella mia cella, altrimenti cre... altrimenti non avrei risposto a nessuna delle domande che mi sarebbero state poste. Nonostante che nel, nel nostro paese non ci, fossero, no, non ci fossero state negli ultimi vent'anni più alcuna edizione della Bibbia. E e il, ovviamente era vietata anche l'importazione di Bibbie da eh, paesi esteri. Dopo due mesi circa di prigione la eh, polizia ha rinunciato e eh, mi ha fatto avere una Bibbia in cella. Mm. Eh, probabilme, eh, pro, probabilmente quello era proprio il momento giusto perché eh sì, pro, eh, avevo, ero nelle condizioni migliori per leggere poi le sacre scritture in, in, in piena tranquillità. Perché due settimane dopo il mio rilascio dalla prigione eh, sono diventato membro del nuovo governo della Cecoslovacchia e da quel momento infatti non ho proprio più tempo per poter con tranquillità e in pace di leggere la Bibbia. Il regime comunista nel mio paese è caduto tanto rapidamente proprio perché la gente da noi da molto da molto da molto tempo avevano eh, riconosciuto la sua artificiosità. E soprattutto la sua carica negativa. L'opposizione contro il regime comunista era, aveva qualche differenza tra la Slovacchia, per esempio, e i paesi invece cechi, Boemia, Moravia. L'opposizione era principalmente fondata su spinte culturali e sostenuta da circoli culturali, ovviamente con l'inclusione e la presenza dei cristiani, ma diciamo i leader di questa opposizione erano proprio personalità culturali. E, e alla loro, diciamo, alla loro punta c'era Václav Havel. Nella Slovacchia l'opposizione si fondava soprattutto, eh, soprattutto sull'attività clandestina di tipo religioso. Eh, quella chiesa clandestina è stata, diciamo, è diventata una realtà e agivano poi anche dei vescovi cl clandestini. E da, di, da quel tempo, si sì, di quel tempo scusate, mi ricordo molto bene, e mi ricordo anche proprio i contatti che ho avuto con persone che, eh, del vostro movimento, che eh, venivano da noi come turisti e ci portavano informazioni dell'occidente e eh, naturalmente raccoglievano informazioni anche da noi e le portavano in occidente nella stampa occidentale la eh, sì mettevano in con illustravano all'opinione pubblica occidentale la nostra vita e il nostro modo di pensare Dopo, dopo il cambio politico, la, il crollo politico del regime eh, comunista, abbiamo con una qualche rapidità attuato dei mutamenti politici nel nostro paese. L'apparato eh, del diritto è stato democratizzato. I diritti umani sono adesso garantiti e, le, libere, e sono state attuate libere elezioni. Il nostro problema è che l'atmosfera intellettuale nel nostro Paese ecco, non, è stata, non ha subito modifiche così incidenti soprattutto i cristiani hanno vissuto troppo a lungo in modo sotterraneo e in, in qualche modo si sono adeguati quasi totalmente proprio a queste condizioni di clandestinità e non hanno ancora imparato a presentarsi in televisione oppure a, a, diciamo, servirsi delle varie riviste di tipo culturale per esprimere le loro, il, le loro opinioni in modo abbastanza interessante. E eh, queste, questi, questi mutamenti eh, li eh, attueremo via via. Eh, solo noi dobbiamo adeguarci proprio a quelle che sono le nuove condizioni di vita democratica. La Chiesa che, che nell'ambito della lotta contro il, il regime comunista si è portata, ha dato ottima prova di sé, deve ora risolvere due problemi. Essa deve apprendere a, a agire in una libera concorrenza all'interno della società e a realizzare la sua missione e illustrandola all'opinione pubblica e eh, deve eh, imparare anche tutta la metodologia tutti i metodi di come che che le rendano possibile di attuare questa sua missione in, in un quadro di condizioni nuove. Se, eh, se, sta, se ha potuto condurre con tale successo la lotta contro il regime comunista, eh, ha eh, acquisito attraverso questa lotta un'autocoscienza, una coscienza di sé molto profonda e eh, crediamo che con questa autocoscienza possa senz'altro risolvere mh, i problemi che le si presentano. Il nostro Paese è, eh, ha dei problemi economici pesanti, noi stiamo in qualche modo ricostruendoci e stiamo riordinando, ristrutturando tutto il sistema politico ed economico. E nel contempo dobbiamo, dobbiamo appunto superare ed essere preparati alle difficoltà che insorgeranno per il fatto che l'Unione Sovietica, che finora per esempio ci ha fornito quasi tutte le materie prime. Beh, a questo punto l'Unione Sovietica ha ridotto drasticamente queste forniture. Da, a, fin fin dall'inizio dell'anno prossimo dobbiamo da un giorno all'altro praticamente cambiare radicalmente da condizioni economiche X a condizioni economiche di tipo occidentale. Le esperienze, le esperienze del passato, ci dovranno tuttavia aiutare a superare anche questi nuovi problemi. Queste sono le nostre esperienze che possiamo offrire, che possiamo portare all'Europa. E queste nostre esperienze sono il nostro contributo. alla cultura della futura Europa. Grazie. Passiamo adesso la parola per l'intervento su politica e libertà a quello che forse si potrebbe definire l'uomo dei primati, tra i tanti che detiene, neanche uno che condivide, io ne sono convinto con non molti dei presenti, il fatto di aver partecipato a tutti gli undici meeting che si sono svolti a Rimini dall'88. La parola al Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Cari amici, prima di dare la mia risposta a questo quesito che ci è stato presentato, dalla meeting di quest'anno devo portare le scuse e il saluto di Gabriele Valdés, che era il quarto dei testimoni che avrebbe dovuto essere qui questa sera, e non ha potuto per un impegno effettivo, non di quelli che qualche volta sono delle giustificazioni, insomma, e sarebbe stato particolarmente suggestivo averlo qui perché si trova nelle stesse condizioni del nostro amico slovacco. Un anno fa era un perseguitato e un oppositore quasi clandestino, oggi è presidente del Senato del Cile, restituito a libertà. Ecco Nel 1960 vi fu un dibattito alle Nazioni Unite molto importante. Era il momento nel quale, forse saltando sopra anche a delle difficoltà che esistevano, a delle preoccupazioni non effimere, si stabiliva per tutti i paesi il diritto ad essere affrancati dai regimi coloniali. E vi fu chi pose il problema darsi anche in buona fede che non tutti erano preparati, ma in quella deliberazione dell'ONU, dell'Assemblea Generale del 14 dicembre del 1960, si dice che la mancanza di preparazione da parte dei popoli nei settori politico, economico o sociale o in quello dell'insegnamento non possono essere mai presi come pretesto per ritardare l'indipendenza. Certamente il cammino della libertà in ognuno dei paesi è un cammino che ha avuto un itinerario, qualche volta delle sconfitte superiori anche a dei successi, ma ha avuto sempre una impostazione lineare secondo il rispetto della persona umana vista non come un numero, ma come un elemento essenziale di una grande famiglia che non ha delle limitazioni territoriali. ed in un'altra delle risoluzioni delle Nazioni Unite, che è passata un po' forse senza quell'adeguata pubblicizzazione, nell'Assemblea Generale del dicembre dello scorso anno si è parlato proprio in una maniera molto esplicita sull'autorità, dei pubblici poteri che riposa sulla volontà del popolo tale quale si esprime per mezzo di elezioni periodiche e oneste. Noi sappiamo che anche qui non esiste un modello che possa essere preso dall'esterno e portato in qualunque parallelo, in qualunque meridiano. La stessa deliberazione delle Nazioni Unite ci dice che non esiste alcun sistema politico, alcun metodo elettorale che possa convenire ugualmente a tutte le nazioni e a tutti i popoli. Però sappiamo che questo cammino in cui la libertà deve essere garantita e costruita dal popolo come tale attraverso libere espressioni di volontà è una strada che può avere dei particolari diversi, ma è una strada univoca ed è una strada sola per realizzare anche quel disegno di giustizia nel quale tutti cerchiamo di lavorare sul piano interno e sul piano internazionale. Noi sappiamo che questo anche nella nostra nazione ha avuto un cammino difficile. Noi parliamo di suffragio universale, ma fino al 1911 votavano solo un piccolo numero di persone, per la propria posizione direi aristocratica, per la propria posizione o sociale o di altra natura, ma certamente di elite. E successivamente noi abbiamo visto e esaltato Giolitti come l'inventore del suffragio universale, ma era tanto poco universale che fino al 1946 non hanno votato le donne in Italia, quindi era soltanto la universalità degli uomini e non a caso, non a caso, in fondo si trovò una convergenza, anche se forse poi ognuno con una speranza interiore diversa, ma con una logica comune dei due più grandi partiti di massa nel volere questo, mentre altri non volevano perché sono sempre quelli che si riempiono la bocca di libertà. Ma poi non vorrebbero la libertà delle donne declassandole a donnette oppure di chi ha una fede declassandolo a clericale. Insomma, cioè, 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 cioè. Noi, noi oggi viviamo in una fase che è piena di preoccupazioni vecchie e nuove e sappiamo che altre ne verranno non esiste il paradiso terrestre almeno a scadenza piuttosto ravvicinata però esiste una possibilità che noi oggi abbiamo e lasciate che lo dica in un certo senso anche a vantaggio non di un partito politico o di uomini politici singoli ma della intera classe politica della contemporanea età dell'Europa e di gran parte del mondo. Noi stiamo lavorando per affrancare l'umanità da una serie di condizionamenti, di errori e di tragici trabocchetti nella quale precipitava di tanto in tanto con delle conseguenze veramente inenarrabili e nemmeno tutte conosciute nella autentica loro drammaticità e possibilità. Di morte e di distruzione. Noi oggi abbiamo un passo avanti, lo vedremo nella successiva parte quando parleremo meglio dell'Est. Noi dobbiamo veramente dire che prima era considerato un qualche cosa di non concepibile il pensare, non dico ad un governo mondiale, questo ancora è lontano nelle possibilità, è un'utopia ma una possibilità di avere un sistema nel quale certe regole fondamentali di vita possano essere assicurate. Allora la libertà diventa un concetto effettivo, certo in una serie di cerchi, la libertà dei singoli nell'ambito della propria comunità, la libertà delle comunità nell'ambito della propria nazione e così via, ma anche nell'ambito internazionale. Oggi noi ci troviamo in una stagione nella quale forse per la prima volta quel concetto di Nazioni Unite, che aveva fallito prima della guerra come società delle nazioni e aveva fallito, vorrei che nessuno lo dimenticasse, perché non era stato capace di far valere quelle che erano le proprie deliberazioni. Noi sappiamo che oggi vi è questa possibilità perché... Diciamolo pure, molti problemi non si risolvevano perché c'era un mondo diviso in due, un mondo nel quale le grandi potenze erano in una posizione antitetica. E siccome, giusto o no che sia, ma è così, nello Statuto delle Nazioni Unite, le cinque grandi potenze che formano il Consiglio di sicurezza quali membri permanenti, hanno il diritto di veto, e cioè possono anche contro il parere di tutti gli altri messi assieme, rendere inefficace una deliberazione. Il lungo palleggio di veti che c'è stato tra est ed ovest ha reso praticamente scarsa la fiducia nei confronti della possibilità concreta delle Nazioni Unite di fare rispettare quelli che sono i propri deliberati in funzione della salvaguardia della carta fondamentale in base alla quale le stesse Nazioni Unite esistono. Oggi in una situazione nuova, nella situazione della perestroica, in una situazione nella quale si è rotto quel senso di eh, ostilità pregiudiziale degli uni nei confronti degli altri, quasi arrivata al limite che se uno cambiava opinione essendosi convinto l'altro la cambiava di nuovo per non essere dalla stessa parte dell'antagonista abituale. Voglio dire che siamo arrivati a questo, vediamo proprio in questi giorni che questo certamente non è ancora un punto di arrivo, però dobbiamo dire che oggi la libertà, e cito altri due soli aspetti per cui il discorso può essere un discorso con delle prospettive positive. Primo che stiamo camminando veramente sul campo della riduzione degli armamenti. Nessuno per eh, l'agitare di armi di questi giorni dimentichi il grande cammino che si è fatto. E se ne sarebbe fatto di più, io sono eh, lieto di essere qui ancora una volta insieme a Dietrich Genscher perché tra le cose, e non sono poche, quelle che abbiamo potuto costruire lavorando congiuntamente, è stato un appello che siamo andati due volte insieme a posta a Ginevra per dire fate presto a mettere al bando totalmente le armi chimiche, perché se non si mettono al bando totalmente, quindi facendo sì che il controllo non è più diffidenza verso l'uno o l'altro paese, ma è un controllo generale e facile come quello oggi per le armi nucleari che si sta sviluppando senza alcuna difficoltà. E questo non è stato fatto, e io credo che qualcuno forse può fare un esame di coscienza, se ha questa abitudine, e cercare di riparare facendo arrivare presto anche a chiudere questo capitolo degli armamenti. Noi sappiamo che questo è un cammino che si è fatto, ma perché lo cito? Faceva impressione ad ogni relazione dei colloqui tra Unione Sovietica e Stati Uniti d'America, fattaci sempre molto tempestivamente, poche ore dopo, a caldo, delle riunioni di Ginevra o di altri posti, noi sentivamo con grande conforto che metà e più del tempo era dedicato non a quelle che erano le tematiche certo così importanti e in qualche maniera pregiudiziali del disarmo, ma erano dedicati al campo dei diritti umani, cioè facendo sì che quello che all'inizio era sembrato un'utopia, quando nel 1975 a Helsinki tutti i paesi europei, salvo l'Albania, si trovarono insieme e fissarono alcuni punti per una maggior fiducia nelle misure militari per una maggior collaborazione economica e per la tutela dei diritti umani ci furono gli scettici anche da noi che dissero ma che volete il signor Bresnev che firma questo e poi è l'autore della sovranità limitata quali diritti umani potrà veramente garantire sbagliavano Bresnev non era immortale e mettere sul campo giusto quelli che erano dei principi metteva in condizione lo stesso suo paese e tutti gli altri paesi a lavorare in questa direzione e oggi è pacifico che non esiste più la libertà di un cittadino non tutelata in un ambito più vasto ma esiste una possibilità di tutti di richiedere che la libertà dei cittadini ha maggior ragione allora la libertà degli stati, perché se fosse possibile che uno stato viene cancellato per un'azione militare dalla carta geopolitica, allora ritorneremo veramente al dominio del lupo sull'agnello, arriveremo a cancellare sul serio tutto quello che si è fatto di positivo in questo cammino. Ultima osservazione, ma se ne potrebbero fare molte. Noi costruiamo la libertà anche cercando di avvicinare i popoli europei. La comunità europea ha avuto questo significato. E l'ha avuta non come un cerchio che si chiudeva autarchicamente insensibile a quello che era fuori, ma come un cerchio che costruiva per dare anche un punto di riferimento agli altri paesi, in modo particolare ai paesi europei. E mi pare importante che questa comunità abbia avuto il suo sviluppo e stia camminando, stia camminando verso un rafforzamento delle istituzioni. Anche qui allora noi vediamo che le elezioni europee non sono un qualche cosa di esteriore, è il significato di un'altra piccola tappa, se volete, ma importante nella direzione giusta. E io sono contento che nel Parlamento europeo lavori con tanto prestigio come vicepresidente Roberto e vada, a, e vada in questi giorni proprio con una delegazione del Parlamento europeo nei paesi arabi. Per portare una parola di solidarietà e portare una parola di giustizia. Conclusione. Possiamo allora dire che oggi si è attraverso le Nazioni Unite la garanzia che tutto vada nel senso giusto? Eh, certamente no. Però c'è molto di più di quanto non ci fosse fino a qualche momento fa, quando questo mondo era diviso, e il mondo diviso poi comportava anche la divisione all'interno dei singoli continenti di stesse nazioni noi sappiamo che questa strada deve essere difesa e deve essere continuata guai a dire lo dico perché stamane mi è stata posta una domanda e io ho citato l'osservatore romano perché mi ha colpito favorevolmente quando l'altro giorno l'osservatore romano parlando dei fatti tremendi del colpo in apertura di giornale ha messo nel titolo anche la menzione del Libano e dei palestinesi. Non perché noi diciamo, dato che non si rispettano lì i diritti come dovrebbero essere, allora gli altri hanno diritto di fare il comodo proprio o che tutto debba essere risolto contestualmente, ma nemmeno per sogno. Dobbiamo però evitare di perdere di mira questa stella di orientamento. Questa stella che chiamiamo allora veramente libertà senza di che la politica con la P maiuscola non può esistere né nel campo interno né nel campo internazionale. Noi sentiamo che deve essere quello che dà il senso del limite, che dà l'impulso, che dà contemporaneamente la garanzia e dobbiamo evitare di essere uomini politicamente alla moda sul piano internazionale. C'è il rischio. Mi permessi di dirvelo un'altra volta. Mi sembra di essere qualche volta davanti ad una lavagna nella quale uno scrive un nome, Biafra. Per sei mesi tutti si occupano del Biafra. Dopodiché, risolti o non risolti quei problemi, un ignoto cancellino toglie quella menzione e si scrive un altro nome. Allora la concentrazione va su quest'altro. Problema. Noi dobbiamo e credo qui sta veramente la sensibilità spirituale che noi dobbiamo avere nei confronti dei problemi, specie di coloro che non hanno una voce alta per potersi far sentire. E noi sentiamo allora che questo senso di libertà, parola difficilissima, il Signore non volle rispondere quando Gli fu domandato che cos'è la verità, probabilmente anche una definizione precisa della libertà è molto complessa, ma noi sappiamo che cosa è la libertà e sappiamo che attraverso la formazione alla libertà si crea veramente il costume che contribuisce poi a renderla effettiva e a renderla anche espansiva. Io credo veramente che ci si può occupare al 100% con quote molto minori di vita pubblica, ma nessuno può sentirsi estraniato. Badate amici, occuparsi dei problemi di politica che non vuol dire una militanza attiva necessaria, ma occuparsi dei problemi di politica corrisponde ad una precisazione, noi spesso diciamo che l'uomo ha il diritto a partecipare alla vita pubblica. Io credo che l'uomo abbia il dovere di non disinteressarsi della vita pubblica, nei modi in cui questo è possibile, nei modi in cui ognuno attraverso la sua vocazione, e vorrei dire ancora, lasciatemelo dire, che se coloro che hanno il dono della fede, ed essendo un dono non possiamo pavoneggiarsi per questo, se hanno il dono della fede, non hanno un senso di partecipazione alla formazione di queste volontà e di questi processi, viene un inaridimento, perché certamente io credo che ci sono cose che non tramontano e che sono ben anteriori a quello che è il testo stesso della Carta delle Nazioni Unite ed è il Salmo quando ci dice se non è il Signore a costruire non si costruisce, se non è il Signore a custodire nessuno è capace di avere una vigilanza efficace. Abbiamo ancora qualche momento e allora io vorrei porre una domanda supplementare a ciascuno dei partecipanti a questo incontro già così estremamente ricco di contenuti. La prima è per il ministro Genscher. Che ha con il meeting una tradizione di grande esplicitezza. Ricordo le volte precedenti che venne, lo punzecchiamo con delle questioni. E allora anche questa volta voglio porgli una questione che è presente a livello di opinione pubblica europea. Il timore diffuso che qualcuno esprime, qualcun altro non esprime, ma sente, che una Germania che diventi troppo forte in qualche modo si dimentichi o nebbi faccia impallidire la sua collocazione europea. Lei ha già detto nel primo intervento ha parlato con chiarezza di un impegno della Germania per l'unità dell'Europa, ha usato una parola impegnativa, l'unione politica europea. Di questo le do atto, di questa affermazione molto importante, ma le domando di più, le dico le chiedo quale sarà il contributo politico, culturale ed economico della Germania unita per l'unità dell'Europa. La Comunità europea è la comunità delle 12 democrazie e la costruzione della Comunità europea. Di politica. Fornisce un esempio tecnico. Intervenivo? Sì, abbiamo la possibilità. Con la nostra comunità europea di fornire un esempio del, su, del superamento del nazionalismo, in, in quanto ci intendiamo, intendiamo noi stessi come unità dal punto di vista politico, dal punto di vista economico e dal punto di vista ecologico. Noi vogliamo inglobare il nostro destino tedesco nel destino europeo. Se noi vogliamo l'unità dell'Europa, allora questo significa che diciamo no, diciamo no alla politica di potenza del passato e diciamo invece sì ad una politica di responsabilità. Non vogliamo assolutamente che la Germania sia una grande potenza. Vogliamo intendere la Germania come una parte dell'una Europa. Vogliamo portare il nostro contributo proprio a questa unità, alla libertà nell'Europa tutta alla giustizia sociale nell'Europa tutta e ad una nuova cultura della convivenza ed è importantissimo che noi impariamo ad avere rispetto per le culture di altri popoli che impariamo E gli uomini che rispettano le culture degli altri popoli, non è possibile che vengano aizzati contro questi altri popoli. Le, le dittature, dittature di ogni possibile sfumatura, hanno sempre cominciato con il disprezzo degli altri popoli, delle altre forme di Stato. E la democrazia deve invece a, a tutto questo sostituire il rispetto, rispetto per il, tuo, per il prossimo, rispetto per l'altro popolo. Così intendiamo la vocazione europea dei tedeschi. Grazie. Grazie. A Jan Cardoguschi chiedo questo. Il ruolo dei cristiani in Cecoslovacchia nella resistenza e nella battaglia dura e multiforme contro il comunismo è stato importante ed è stato riconosciuto da tutti. Però si ha l'impressione, dopo questo primo anno di libertà, e lo ha accennato anche lei nel suo intervento, che tenda a prevalere. Una cultura non solo laica, ma laicista, un atteggiamento ostile nei confronti della presenza cristiana. Forse anche in Cecoslovacchia si può parlare di una società vittima della secolarizzazione. Le domando come vede, quale vede essere la via d'uscita da questa situazione? Quale può essere la posizione e il lavoro dei cattolici? per una ripresa del paese che sia forte anche nella cultura e nella loro tradizione. Direi che non si può affermare che, che l'atmosfera intellettuale e la politica nel mio paese abbia queste connotazioni di contrarietà nei confronti della Chiesa Cattolica o della cultura cattolica. No, io direi al contrario, i monasteri, gli ordini vengono restituiti ai loro ordini, dopo, dopo domani nella Slovacchia verranno riaperte quattro, parroc quattro scuole parrocchiali che daranno inizio alla loro attività già a partire da quest'anno scolastico e la Chiesa Cattolica ha, ha trovato ingresso nella televisione e nella radio e i cristiani poss sono anche impegnati nella vita politica, sono adeguatamente rappresentati anche a livello governativo. Attraverso, anche attraverso il nostro movimento cristiano-democratico. Eh, si tratta soltanto di questo, eh, che nella stampa e anche nella vita politica eh, ci sono alcune voci che si fanno sentire che che criticano le posizioni assunte dalla parte cattolica nel nostro periodo attuale e questo è il problema della Chiesa cattolica cioè eh, che queste voci critiche possano essere confutate in eh, modo razionale e d'altro canto la Chiesa Cattolica nel tempo, del, durante il regime comunista, ha sviluppato determinati metodi o, o comunque sviluppato un atteggiamento nei confronti della società eh, che ora, in queste condizioni di maggiore libertà, perlomeno finora, non ha eh, saputo trovare la necessaria maggioranza all'interno della società. Si tratta proprio del fatto che, per esempio, l'insegnamento religioso, come parte integrante normale dei programmi didattici, deve essere, dovrà procedere diciamo, in maniera graduale cosa che fino adesso non è accaduta e si tratta del, del modo, per esempio, del tipo di film che vengono proiettati nel, in televisione. Eh, tutto questo, la Chiesa Cattolica dovrà, eh, in base, di fronte a tutto questo, la Chiesa Cattolica dov, dovrà trovare una posizione eh, che venga sostenuta dalla società. E eh, eh, sì, non sviluppare diciamo, degli, uh, delle finalità a lungo termine, ma trovare dei metodi. E, e, e questi metodi noi dovremo impararli dai nostri omologhi nei paesi occidentali che hanno già avuto questi problemi e nella maggior parte dei casi li hanno già risolti molto bene. Siamo e siamo sicuri che. Eh, eh, l'immagine del mondo, l'immagine cristiana del mondo eh, potrà eh, essere di grande aiuto alla vita sociale nel nostro paese e che in futuro la determinerà molto più di quanto non è stato finora. Presidente Andreotti, a lei una domanda che traggo da un passaggio del suo intervento di prima. Lei ha citato il tema del suffragio universale e devo dire che non è la prima volta che nei suoi interventi nella vita politica di questi anni torna con un'insistenza che almeno a me ha colpito su questa tematica, quasi volesse indicare, far percepire a tutti che forse, come dire, forse è troppo dire esiste un pericolo per il suffragio universale, però certamente, almeno io lo, lo sento in questi in questo termini, c'è una tendenza o ci sono le tendenze che vorrebbero svuotare o diminuire di significato. Qualcuno in altri termini ha usato l'espressione in un altro campo, ma va bene anche per questo, che i voti si pesano e non si contano. Guai se questa regola intervenisse in gioco politico, non è così. Presidente, voglio soltanto dirle che vorrei soltanto invitarla ad andare avanti in questa osservazione. Quali sono i pericoli oggi per la libertà e per la democrazia piena? Il problema è in un certo senso complesso, ma può essere ridotto ad una affermazione molto semplice. Ognuno per il fatto di esistere. E in un certo senso questo vale anche per chi non esistendo però ha diritto ad esistere. E il problema eh, questo eh, per il fatto di esistere è una creatura, è una persona e deve essere come tale rispettato il sistema politico. Qualche volta il, il, il far ricorso al pluralismo eh, crea anche delle complesse involuzioni, però il sistema politico che deve essere pluralista deve specialmente garantire il dissenso. Non sembra un paradosso questo, ma guai a chi si ritiene illuminato, non si sa poi da chi, e può pensare che vale quello che lui ritiene sia buono e non deve fare i conti invece con gli altri. Dove può nascere il condizionamento inverso? E può nascere certamente quando si ha un monopolio di Stato o non di Stato nelle informazioni, quando si ha una concentrazione eccessiva anche là dove non è strutturalmente su un piano tecnico necessario di mezzi economici, laddove vi è il predominio di determinate correnti che non lasciano alle altre correnti lo spazio per poter dibattere, per potersi affermare, per poter diventare un giorno correnti di maggioranza. In tutto questo vi è un po' il timore, e il timore specialmente dell'uomo moderno, che preso in molti paesi da nuove possibilità di una vita migliore, di una vita di partecipazione a quello che si chiama il consumismo, a quello che si chiama un certo progresso più diffuso, possa perdere proprio alcune caratteristiche. Era la distinzione che Hegel faceva tra i borghesi, le bourgeois e le cittadine, cioè quelli che si allontanavano dalla coscienza comune per andare in una coscienza di elite che li portava forse a star meglio nell'immediato, ma a essere elementi non più attivi e non più di progresso. Questo sistema, in un certo senso, noi oggi l'abbiamo visto rivalutare da tutto quello che è accaduto proprio nell'est europeo. Io non nego che molta gente, forse nella stessa regione in cui noi ci troviamo qui adesso, per anni ha creduto in buona fede che il modello comunista internazionale si sì, sacrificava un po' di quella che era la libertà e magari bontà loro dicevano la libertà borghese, alcuni poi addirittura la libertà conservativa o la libertà reazionaria, ma risolveva i problemi della libertà effettiva, i problemi del lavoro, i problemi dell'eguaglianza. Molti hanno ritenuto questo. E oggi vivono una grande tragedia, in fondo la disputa del sì e del no per dare una forma, un contenuto alla cosa. E sta in questo, di partire non da zero, ma da molto meno zero, cioè, e dover costruire qualche cosa che... E lo dico non per discorsi di, di propaganda, lo dico sentendo sul piano umano di alcune persone. Conosco intimamente la tragedia psicologica e morale: persone che hanno sacrificato tutta la loro gioventù credendo questo, e adesso si vedono, direi autocriticato proprio il sistema e non possono più dire che è la propaganda degli altri perché è la dimostrazione ma c'è di più e questo mi pare che eh, dobbiamo io credo che noi ci dobbiamo poi avviare alla conclusione mi pare il cronometrista qui guarda eh, l'orologio con una certa severità c'è un aspetto che ci riguarda anche proprio su un piano religioso noi per molto tempo abbiamo sentito, anche se poi nella pratica qualcuno trovava delle transazioni private o di gruppo, ma abbiamo sentito che uno spartiacqua duro che c'era era nei confronti del concetto di religione. La religione non solo intesa nel senso di poterlo o no abbracciare in un clima di libertà ma intesa in un senso di considerarla nemica, di considerarla il famoso oppio dei popoli. Tanto è vero che qualcuno ha ritenuto di poter porre, ed è stato sonoramente poi smentito, quando ha visto che le cose cambiavano, che si celebrava il millenario della santa Russia, che non c'era più questa persecuzione attiva nella... Unione Sovietica e con ripercussioni poi in parte anche negli altri paesi dell'Est. Poteva avere il dubbio, ma non sarà che un po' di oppio fa comodo al nuovo sistema insomma, e quindi tutto sommato è meglio tenersene una piccola provvista in casa. Insomma, la migliore smentita, e guardate noi in quel giorno sentimo veramente il dono di vivere in un periodo come questo è stata nella visita di Gorbaciov a Roma il discorso sul Campidoglio quando ha detto la religione non è solo un fatto di rispetto dei diritti individuali della persona ma contribuisce e già contribuisce allo sviluppo globale del popolo sovietico noi veramente allora sentiamo di poter, vorrei dire, chiudere un cerchio che era rimasto aperto. E se noi oggi, e la mia conclusione, volevo dire moltissime altre cose, ma spero di venire anche ai prossimi, se non vengo commemoratevi. commemoratevi. La La religione, noi dobbiamo dirlo, se alla nostra nazione è stata risparmiata la tragedia delle nazioni dell'est europeo, la tragedia delle, della nazione slovacca che adesso si è stata ricordata, certamente lo si deve anche ad altri, ma senza. L'apporto deciso e massiccio essenziale prevalente dei cattolici democratici, l'Italia non sarebbe stata un paese libero. Questo. questo. Noi dobbiamo con molta umiltà individuale, ma con grande vigore collettivo, ricordarlo un po' a tutti, a coloro che lo hanno dimenticato, a coloro che non c'erano e quindi possono non averglielo detto e dobbiamo ricordarlo perché, perché è un dovere che noi abbiamo. Nei confronti di coloro che ci guidarono sulla strada giusta, nei confronti di coloro che ci insegnarono concretamente che su alcune cose non si devono far compromessi e non si devono temere i rischi, si devono affrontare i rischi, io credo che questo debba essere veramente un segno, e voi lo sentite molto bene. Forse ricordate un anno in cui venne. Roland Dumas, il ministro degli esteri francese qui da voi, e disse una cosa molto bella. Qualche volta si è capiti più da qualche straniero che da qualche connazionale. Insomma. Quando disse, giovani, rimanete come voi siete, voi non siete integristi. Voi siete integri e questo vi fa onore. Concludendo questo incontro, credo si possa dire questo. Abbiamo visto dunque una volta di più che la politica serve per favorire una presenza, un lavoro di uomini dentro la società, perché o l'impegno politico è collegato a una presenza viva nella società, a una compagnia di uomini al lavoro, oppure inevitabilmente è la stessa nozione di libertà che diventa astratta e la politica diventa un puro gioco di potere. Quando invece la politica difende l'esperienza in atto di una, libertà, di una libertà concreta, allora anche la politica torna ad essere affascinante. E mi sembra che questo sia il linguaggio della politica vera che il meeting parla ogni anno. Un'ultima notazione. Il meeting fin dai primissimi tempi sottolineava quella dimensione dell'Europa dall'Atlantico agli Urali di cui tanti allora sorridevano con sufficienza. Oggi, quest'anno in particolare, questa dimensione il meeting l'ha realizzata. Questa dimensione però apre ad un impegno e ad un lavoro di tutti. Io ho più netta che mai questa sera la percezione che occorre realmente un soggetto che si faccia carico di questo lavoro per costruire un'Europa unita dall'Atlantico agli Urali nella sua tradizione, nella sua storia, nella forza della sua capacità di solidarietà. Costruire questo soggetto è il compito che ci portiamo via da questo incontro.